perché comunque i giovani oggi non hanno più quel senso di cittadinanza e di legame con la nazionalità, no? Dalla quale provengono, dalla nazione dalla quale provengono, solo per dire, perché banalmente attraverso i voli low cost i giovani europei si sentono cittadini d'Europa e non più soltanto cittadini italiani o inglesi o francesi. Ma secondo me questa situazione di crisi comunque dà a loro una sensazione di camminare sul loro precipizio, no? Tu puoi salvarti, ma puoi anche non salvarti. E sono tanti i temi, insomma, e le riflessioni che si possono fare, però non si capisce come mai di fronte a una situazione difficile come quella che attraversano non trovino la, diciamo, quasi l'automatismo che li spinga a stare insieme e quindi a trovare insieme una possibilità di uscire o soltanto di protestare, no? Ciò che accadeva negli anni 60 o 70. C'è una tendenza all'isolamento, i social network, il fatto che davanti al computer hai la sensazione di stare davanti a una finestra dove ti si apre qualunque possibilità di contatto. In realtà questo senso di precarietà molti lo vivono in solitudine e questo è un altro problema e un altro pericolo. Ma intanto volevo chiederti, è vero secondo te o no che, diciamo, la precarietà che si vive oggi, nelle condizioni di oggi, tutto sommato non è diversa da quella che si viveva 50 anni fa, per esempio? Nel senso che la precarietà è anche una cosa che ti smerita, cioè, vero. D'altra parte, il contrario della precarietà... Cioè, scusa, vuoi dire che dovrebbe stimolare, per esempio, la tua creatività? Sì. Beh, sì. Se tu sei uno scrittore, il tuo editore ti dice, guarda, qualsiasi cosa tu scrivi, non ti preoccupare, ecco, 100.000 euro, è molto probabile che quello che andrai a scrivere la portata. Una volta si diceva, e non credo a torto, che le opere migliori erano le tesi di Lacan. No. Perché? Perché era la cosa che era più precaria del mondo, perché era un tentativo, non sapesse se passavi, era un esame, era un lucimento, era una sfida, non avevi un garantito alle spalle, semmai avevi una speranza futura, ma era il primo passo che facevi, più precario di così. Eppure si dà il meglio, questo non vuol dire precarizzare il mondo. Ma questo, però, scusami, questo è vero, nel senso che la storia racconta di grandi scrittori che sono diventati grandi facendo la fame, no? Cioè scrivono il meglio, diciamo, della loro produzione esce dalla difficoltà proprio di campagna. Caravaggio non era un salariato del Papa. Era uno che aveva come un committente il Papa, che tra l'altro qualche volta non ancora pagato, quindi mica lo sapeva che come sarebbe andata a finire, no? Quindi voglio dire, credo che funzioni così, qualsiasi, adesso non perché il mondo sia solo il mondo dell'arte, però io credo che se Renzo Piano fosse entrato al concorso di architetto al comune di Genova, non avrebbe fatto niente. Niente. Avrebbe messo a posto le cornici, non si sarebbe inventato nulla. Quindi io penso, questo naturalmente questo non vuol dire che dobbiamo precarizzare, né che tutti sono così, però tutti siamo. Potenzialmente dei Renzo Piano, quindi sappiamo, no? La Montessori diceva che i bambini hanno un talento, cioè, era una cosa strana, rivoluzionaria se ci pensi, no? Perché no? Perché c'è anche un bambino nato male, come Michel Petrucciani, legge di così, non poteva nascere con coraggio. Sì, la Montessori aveva dei problemi suoi personali. Quindi voglio dire, è come quando parli, facevo
poi parlare di con la solitudine. Magari la solitudine si dà sempre un connotato negativo, no? Poverino e solo. Non è che la solitudine necessariamente sia no? Perché allora cos'è? Sarebbe il contrario. Invece stare sempre in mezzo a 100.000 persone è meglio. Non affermerei una cosa del genere. Credo che dipenda dai momenti della vita, dipende dallo stato d'animo, ma non puoi dire se sono solo, no, mi devo vergognare di me stesso, perché tu quando scrivi immagino che tu sia solo, non ti senti uno sfigato. Non voglio essere appunto, no? E se vuoi leggere, non credo che chiami 7-8 amici leggendo un po'. Quindi queste cose che sono un po' delle banalità che poi appunto forza di ridire diventano quasi delle passioni. Ci starei poi detto questo che il giovane secondo me deve essere precario, perché sono sempre precario da giovane, quando, perché devi essere precario da vecchio? È giusto che tu lo sia da giovane. Se devi scegliere un'età di essere più precario sarebbe la gioventù secondo me, e quindi non ci trovo niente di straordinario, così come non ci trovo niente di straordinario che i ragazzi civili, non ci trovo niente di straordinario che finalmente siano più liberi di fare anche ciò che i loro genitori aborriscono, per esempio. Cioè, questo dato interessantissimo secondo me, negli ultimi 30 anni il numero dei figli che fanno la professione dei padri è diminuito al 40%. Questo è un altro. Cioè, finalmente, no, probabilmente alla nostra età, chi era, se tu avevi un papà così l'avvocato, facevi l'avvocato. No? Poi magari la sera andare a fare l'attore, sfigato, perché non potevi fare solo la sera, quindi con la mano sinistra, ti impegnavi, però contemporaneamente facevi l'avvocato, sfigato, perché non l'avevi mai scelto, un torto collo, perché c'era lo studio in casa, quindi dove vuoi andare. Tutto questo forse si sta liberando, è un difetto? No. Aumenta la precarietà? Sì, perché se tu non fai l'avvocato come tuo papà, che sarebbe la certezza, scegli una strada nuova che è incerta, e che questa però anche probabilmente anche di qualità migliore. Quindi anche su questo facciamo dei drammi dove non ci sono. Questa generazione che è stata chiamata Erasmus, no, che a me sembra, io ecco, quello che mi pare strano è che si parli molto poco di questo mondo che cambia in maniera enorme. Io un paio di mesi fa ho fatto un seminario all'ABI, associazione delle banche e dei banchieri. Sono banchieri, forse c'è anche qualcosa, e dicevo che mi ha scritto delle cose sul fatto che il capitalismo ha ucciso il capitalismo. Faccio un esempio: per la generazione dei nostri genitori comprarsi una macchina era un atto quasi religioso, no? Cioè la famiglia andava davanti al negozio dove si vendeva, la guardava, pensava, prima ci pensavano, poi tornavano, ascoltava il colore, pochi colori, no? Il modello, quante cambiali, in quanti anni riuscivamo a pagarla, eccetera. Però era una cosa sacra, una volta che ce l'avevi a casa, c'è chi non la tirava fuori dal garage perché pioveva, non so se ti ricordi com'è. Perché era come la Madonna di adesso siamo in car sharing, no? Cioè, che colore ha la tua macchina? Boh. Che macchina c'hai? Boh. Sei stato in macchina? Sì. Hai usato la macchina? Sì. Però non sai che marca è, che colore è, che dove hai lasciato la macchina, non lo ricordi bene, te lo dice il tuo smartphone dov'è, perché adesso ne puoi prendere un'altra che sicuramente non è quello che avevi, eccetera. Uguale, non me ne frega niente della macchina. La macchina non è più un'identità. La nostra automobile era un'identità. Sì. No? Perché se comprare la BMW vuol dire che è un
po' così, cioè se compravi una Volvo è più sul familiare, eccetera, eccetera, ci diceva, cioè la macchina che avevi, come la casa, no? La macchina che avevi, diceva i fatti di sé. No, chi aveva una Porsche non era come quello che si come il vestito, le scarpe, cioè era. Bene, questa è una delle cose. Un'altra cosa che non ci sarà più, l'ufficio. L'ufficio tra un po' non ci sarà più. Muore il mondo, il travetto, la mezza manica, Totò, Fantozzi, no, tutta quell'iconografia burlesca, no, di una roba tristissima che era il lavoro, il piegatizio, no, non ci sarà più. Questa è una cosa che se io non dico al mio nonno, ma non riuscirei a spiegarlo a mia madre. Perché mi chiede ma dove va? No? Non vanno. Stanno tutti dentro. Possono farlo uno. Ma puoi fare a casa tua, puoi lavorare a casa tua alle 3 di notte, quindi cambierà anche, per esempio, altra cosa stupefacente. Ma i giovani, sto dicendo questo, perché i giovani di fatto questo vivono già. Anzi, vorrebbero che una società già adeguata a quello che sto dicendo, non con quell'italiana indietro di 20 anni, no, con le lettere che vai in certi posti, a 100 km da Roma, non ti prende il telefonino, no? Ancora siamo a... Posso interromperti? Siccome mi ricordo se ieri o oggi ho letto che, per esempio a Londra, ormai la comunità dei giovani italiani è arrivata a 500.000 unità, che sì. Mezzo milione, sì. non è poco. Sì. Tu stai dicendo una cosa oggettiva, no? Stai facendo una fotografia oggettiva della realtà. La realtà italiana però non corrisponde, il telefonino non prende, quello non funziona, eccetera, e quindi i giovani tendono a spostarsi sempre più vicini a questa realtà dove questa realtà effettivamente funziona. Cioè, si va a Londra non solo per fare, per lavorare nella grande banca, eccetera, ma anche per fare il commesso. Cioè io ho un sacco di amici dei figli che vanno a Londra alla pari, preferiscono fare il commesso a Londra piuttosto che il commesso a Roma, perché quel tipo di società è più avanzata. Poi il passo successivo sono gli Stati Uniti, ovviamente, no? Cioè, come se ci fosse una sorta di scala di no? E domani sarà la Cina. E domani sarà la Cina. Ah, okay. E domani sarà la Cina. Quindi esiste però una, diciamo, differenza dal punto di vista ambientale, nel senso che i giovani italiani hanno obiettivamente più problemi di altri, no? Rispetto al loro modo di vivere e alla loro prospettiva di vivibilità in questo momento. È quello che stai dicendo. Sì, però anche questo non è una cosa negativa. Tutte le cose hanno una croce e una delizia. Allora, la Spagna si è trovata cambiata perché? Perché aver avuto Franco, quindi di fatto un regime oscurantista, retrogrado anche ovviamente, oltre che liberticida, ha fatto sì che la borghesia spagnola mandasse i propri figli, quelli che potevano, in giro per il mondo. Quindi si è creata, perché in Spagna parlano inglese, perché quelli che allora avevano 20 anni sono stati mandati negli Stati Uniti, in Inghilterra, eccetera, eccetera, perché se rimanevano a Madrid, a Barcellona o a Siviglia sarebbero, no, avrebbero pagato, no, la limitazione, il provincialismo che si viveva culturalmente in quell'epoca. Quindi, per certi versi, l'aver avuto, no, quella tragedia che è stata il regime ha in qualche modo spinto una generazione che poi è tornata e ha in buona parte creato delle condizioni che sicuramente la Spagna, già allora, che era uno dei popoli più poveri d'Europa in assoluto, no? alcune regioni della Spagna erano veramente molto più povere del nostro periodo. Certo. Allora, questo è stato in qualche modo un giro della giostra, no? Per cui una cosa che sembra negativa, e sicuramente
ovviamente lo è per tanti versi, però produce, no, nel medio termine, non nel breve, ma nel medio termine una cosa, una rigenerazione, no? Per cui vedi il mondo, torni a casa, tieni sui figli avendo visto il mondo e non solo il paesello della murcia, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una cosa, non credo che sia una cosa negativa. Adesso tocca a noi, no? Quello che dici te, mi pare che solo nell'ultimo anno a Milano siamo andati via qualcosa come 18.000 ragazzi, sì, che è una enormità. C'è un problema, ecco, la croce. La delizia è che diventa una cosmopolita. La croce è che c'è una parte che non emigra, questo c'è sempre stato. L'emigrazione aveva una doppia faccia. Chi è che partiva dal Veneto per andare neanche con la valigia? Con un fazzoletto in Australia, quello che aveva più coraggio, certo, quello che aveva un pochino più di personalità, quello che aveva, se emigrava per ricchezza o per coraggio, per voglia di comunque di provare, sì, no? Sì, in Australia ci andavano solo quelli, certo. E cosa sono diventati? Sono diventati adesso produttori di ottimi vini in Australia, eccetera, eccetera, commercianti, ristoratori, eccetera. Chi è che è rimasto nelle nostre povere terre venete? Si è sedimentato peggio, no? Dalle mie parti si dice chi che è buona sta casa, e già dice tutto, no? È purtroppo una verità molto terribile, se vuoi, però c'è una sedimentazione negativa. Chi è che rimane del grande mondo giovanile? Tendenzialmente 3 milioni di ragazzi che non lavorano, che rientrano nelle nostre statistiche, sì, perché le nostre statistiche non prendono in considerazione quelli che sono all'estero, no? quelli che stanno a fare ciò, o dei geni solipsistici che fanno le cose incredibili nello studio di casa loro, oppure non a questa casa, mi spiego, quello che aspetta l'afterlife. Quello lì non produrrà nulla, consuma. Quindi noi in prospettiva, questo non inquieta nessuno, ma a me personalmente molto, ci potremmo trovare, perché poi quello lì non è vero che non fa niente, quello lì da qualche parte dovrà andare, in politica per esempio, a fare l'amministratore per esempio, non ci vuole un grande curriculum, basta conoscere delle persone. Mi spiego, quindi questa sedimentazione nostra abbassa la qualità, rischia di abbassare la qualità. D'altra parte questa cosa è sempre successa. Caravaggio ha lasciato Caravaggio il paese per andare a Roma, dove a Caravaggio che c'è rimasto il contadino poraccio che faceva il cigaretto, certo, fratello prete, sì. Fratello prete, fratello prete, quello che ci doveva, che si arrangiava, diciamo, no? Quindi a Caravaggio, senza Caravaggio, la qualità si è abbassata, questa è una matematica, come a Vinci dopo Leonardo, sì. Chi è che è rimasto a Vinci? E Leonardo, il giro, giusto? Però ha arricchito il mondo, quindi poi la bilancia bisognerebbe farla in maniera un po' meno provinciale, però se uno prende Caravaggio o Vinci o che ne so, Mirandola, poveretti, erano luoghi di partenza dove però poi non tornava nessuno. Questo non ci siamo mai scandalizzati per questo. Certo. E adesso ci scandalizziamo come mai i ragazzi devono andare, poi torneranno, è anche giusto che tornino in qualche modo. Poi c'è il ragionamento, che cosa rimane qui, che cosa potremmo fare perché questa cosa non abbia solo una grande uscita e nessuna entrata. Mi pare che il ministro attuale dell'istruzione, dell'università, eccetera, che mi pare una donna intelligente, quella che la competenza posso dire, l'altro giorno diceva una cosa giusta, diceva, non sono preoccupata per quelli che vanno via, sono preoccupata del fatto che non ci sia nessun inglese, ragazzo, ragazza, francese, tedesco, o americano che viene qua. Perché se ci fosse tanti che ne vanno e tanti che entrano, sarebbe un posto, certo, non ci sarebbe quell'abbassamento della qualità. E il problema è che chi ci viene? Ma perché un americano deve venire a Milano a fare l'Expo 6 mesi, poi va via,
però loro bisogna preoccuparsi di quelli che rimangono. Ma quelli che rimangono, allora bisognerebbe capire come faccio a invertire questa tendenza, c'è un modo solo, aumentando la qualità della formazione, per esempio. Mi spiego? Perché chi è che va, dei milanesi che vanno soprattutto, no, a tratti, sì, tu dicevi giustamente anche fare il cameriere, però poi ci sono tanti che vanno, no, nelle grandi barche d'affari, nelle cose, perché lì è attrattiva da un punto di vista lì. Quindi tutti voi, i manager, economici, intelligenti, eccetera, eccetera,